ci troviamo sempre ad affrontare squadre che possono crearci delle difficoltà. Noi lo sappiamo che per uscire dal periodo negativo in cui la squadra era entrata bisognerà fare una serie lunga di risultati e possibilmente di vittorie, quindi per noi cambia poco, affrontiamo questa partita con il consueto. C'è il nostro gruppo, è una equipa, c'è il Tortina Tavuz, noi siamo un po' sdani di Rastelecensu, tu il prossimo trovo su una spoviedli e devo fare un po' prima su in revanchirati za to, podeli smo malo samopouzdanje i vjerujem da ako budemo pravi da ćemo se vratiti s pozitivnim rezultatom. Velike oscilacije. Sì, no. Sinceramente è stato uno dei peggiori momenti da quando sono arrivato, perché penso l'esperienza di conoscere il calcio da tanto tempo, so che quando devi affrontare squadre di categoria inferiore non hai mai quell'atteggiamento giusto, che ci serve la reazione nel capire che non puoi affrontare qualsiasi tipo di partita senza il giusto coraggio, senza la giusta attenzione. U Rijeku, tražio sam od igrača sve ono što nismo napravili, a nogomet i moje iskustvo u nogometu ti kaže da koncentracija i pristup utakmici kad igraš protiv niže ligaša nikad nije pravi. Baš zbog toga sam i tražio još veću pažnju, još veću posvećenost utakmici. Nažalost, jedinu pozitivnu stvar što bi volio istaknuti za utakmicu, to je prolazak. Superiornim, kao da ponovim, htio bi zaboraviti ovu utakmicu, htio bi staviti iza sebe i čestitati protivniku na jednoj sjajnoj utakmici, na sjajnom zalaganju. Quindi, però, l'importante è che ci serve la lezione, su quello non c'è dubbio, ma non sono preoccupato per questa partita. Scindere da chi gioca deve giocare sempre con lo stesso atteggiamento e la stessa consapevolezza di essere in Rijeka, che significa avere rispetto per gli avversari, ma soprattutto capire che per ognuno giocare la partita con questa maglia ha un valore speciale.